primi da sempre. Radio Roma. Questa è la canzone che può rappresentare il venerdì di Radio Roma, eh? Friday, quanto mi piace, ragazzi, se ballano lì. Vedo Tony Cortese molto carico oggi, mi piace questa cosa. Ma ce l'abbiamo direttamente dalle Canarie, adesso si sente, si vede, bello come il sole, Emanuele Inglese! Ciao ragazzi, come state? Ciao Emanuele, tutto bene? Adesso che ti vediamo e ti sentiamo meglio, a me mi è venuta l'ansia. Quanti siete? Oh? Assembramento, eh? Assembramento, sì. A debita distanza, mano, grande. Allora, innanzitutto... Comunque tornano sempre gli anni 90, con Nightcrawlers, eh? Eh sì, che spettacolo, ragazzi. Io quando ho conosciuto Emanuele Inglese era alla fine degli anni 90, tramite una persona che dopo dirò chi e forse ci fa una sorpresa, lui non so se lo ricorda chi ci ha presentato, e lui era già Emanuele Inglese. Tanta roba, poi vi racconto la mia. Quanti anni è che sei Emanuele Inglese? Parecchi, eh? Sono adesso... Sì. Effettivi 25 anni effettivi. Di carriera. Facciamo un applauso. 25 posso anni. Dire, posso permettermi di dire il DJ romano internazionale numero uno che abbiamo a Roma. Grazie Emanuele Inglese. Vabbè, però ci sono tantissimi DJ molto bravi. Sempre con rispetto. Sì. Assolutamente. Certo. Ognuno fa il suo. Io credo che ognuno faccia il suo. Poi però a livello internazionale devo dire che la tua escalation è stata pazzesca e questo ovviamente è innegabile. Non possiamo negarlo. Un breve excursus. I risultati in questo lavoro sono importanti, sono la chiave fondamentale per un DJ. Poi alla fine bisogna testa bassa, lavorare duro, quindi poi i risultati arrivano. Ma lo sentite che ci sono gli uccellini? No, che è troppo forte. Noi stiamo rosicando, sai? Tantissimo. C'è la fa un caldo pazzesco. Io voglio essere là. Vero? Posso andare con la prima domanda? Perché io sono tanto curioso. Oh Emanuele, c'è Tony che è carico. Che tanto curioso. Cioè, sì. Veramente sei carichissimo e quindi vai. Questo è il tuo allora, spazio. Allora, Manu. Musica da quark? No, lascia così. Ottimo. Il sound è quello giusto. 25 anni abbiamo detto. Mi posso permettere di affermare che sei l'orgoglio di Roma, sei l'orgoglio italico. Io così lo definisco. Perché fiero di questo. Veramente da napoletano, che sono nato in una scuola house che tu ben conosci, apprezzare certo. Un DJ house fuori da Napoli e non newyorkese è tanta roba. Emanuele. Napoli, se posso spendere una parola su Napoli, è stato diciamo per l'house music. Mi sentite, no? Sì, sì. Benissimo, benissimo. Ok. Beh, Napoli. Napoli è stato. C'è stato un blocco? Non lo sentiamo. Aspetta che si sta riconnettendo. Sì, oggi sì. Skype fai capricci, Stefano, è colpa tua, Stefano. Birichina. È emozionata anche Skype ad avere in collegamento Emanuele. Eccolo di nuovo tra noi. La vostra rete non vi aiuta. Parlavamo della scena napoletana. Vai, Manu, tutta per te. La scena napoletana, dicevamo. Ci senti? Ci senti? Napoli. Aspetta che... Ci senti ora? È caduto il collegamento. È ricaduto il collegamento. Allora, noi siamo sempre in diretta qui su Radio Roma. Saranno famosi. Abbiamo l'angolo ufficiale Radio Roma by Night in diretta. Emanuele, eccoci qua. No, stavamo parlando della scena club napoletana, che è stata sempre molto importante e sempre in vetta in Italia. Ed Emanuele l'ha conosciuta benissimo. Ci senti? Ci senti? Ci sente lui? Allora, chiudiamo e riattacchiamo. Ricordaci, qual è la tua diciamo, il tuo excursus? Tuo personale, dico. Ma il mio personale, io vengo dalla scena house napoletana e appunto con la famiglia Angels of Love prima, Question Mark poi, e quindi Napoli, ecco, come stava accennando Emanuele, che appena ripristinato il collegamento ci confermerà. Avete voi i problemi, ecco. Di non so di che, eh? Sì, abbiamo... questa è colpa di Stefano, il nostro tecnico bello della audio video. Veramente, io ho avuto questa fortuna. Emanuele è stato ospite in una delle mie serate, è stato uno dei pochi ospiti italiani che ho veramente sentito di volerlo portare a Napoli. Prima di far intervenire Emanuele, farei partire un intro, la nostra sirena. Manu, tutta per te. Fa la partenza.
E allora su questa vi racconto l'intro, vai, cioè vai. L'impatto mio professionale con Emanuele, che l'ho voluto a Napoli, e i napoletani un po' storcevano il naso perché oltre ai vari riccionesi, i vari Massimino Rippoli e Ralph erano un po' titubanti dalla scuola romana, perché ovviamente di estrazione molto progressive elettronica. Sì. Allora propongo Emanuele ci arriva a Napoli, ci parte con quella sirena, ragazzi. 6.000 persone, possiamo dirlo, Palapartenope di Napoli, Emano. Apoteosi. A te, diciamo, la parola, Emanuele. Vai. Sì, è stata una serata pazzesca. Poi vabbè, è normale perché i napoletani, io ho lavorato molto a Napoli, sono molto esigenti. Quindi è normale che comunque sia... È vero. Sono sempre alla ricerca, diciamo, del... Sono abituati bene perché comunque i migliori DJ americani negli anni 90 venivano a Napoli, insomma, con Angels of Love. E quindi sono stati trattati bene i napoletani a suo tempo, e quindi avevo un grande impegno quella sera, dovevo impegnarmi in maniera particolare. E ti posso assicurare che io, da apertura che ti ho fatto, hai spaccato, e i napoletani erano abituati bene, e tu non hai mollato un attimo. Ho e veramente tante, no, fatto, c'era anche Radio Ibiza. Sì, mi ricordo pure quella esperienza, tanta roba. Andando a Radio Ibiza, ti dico una cosa: Radio Italia Network, noi veniamo tutti come da quella no? famiglia. Certo, ok, certo. Allora la mia domanda è: lavoravo con la... facevo la noce scabrosa. La noce scabrosa, bellissimo. Allora la mia domanda è questa, Manu: dalla tua esperienza, dal tuo pregresso e da come viviamo oggi, come vorresti che vivessero le radio italiane per tornare a quella cultura musicale che ci dava Italia Network? Prima di tutto, a parte i network, sono importantissime le radio locali per ogni regione, sono fondamentali. Vero. Per la comunicazione. Vero. Primo, direi, se mi posso permettere, direi di più nelle radio più musica e meno calcio, se posso. È vero, perché a Roma c'è molta cultura del calcio che poi sovrasta molto in la Italia, musica. In Italia, esatto, sì. Diciamo che prevale più il calcio che... brutto dirlo, che io lavoravo a Radio Centrosuono, che è una radio insomma importantissima anche, e oggi si parla di calcio in tante radio. Bisognerebbe più, insomma, ecco, nei palinsesti mettere un po' più di musica, anche un po' più, anche azzardare un po', a volte anche azzardare, perché insomma il pubblico, secondo me, si può educare tranquillamente facendogli conoscere varie sfaccettature della musica. Va bene, allora pensi che noi di Radio Roma, con questo incontro che stiamo facendo oggi, siamo sulla buona strada? Stiamo azzardando! Oltre quello, vabbè, ma poi alla fine quello che conta sono gli ascolti. So che il vostro programma in generale, anche di Lele, insomma, a livello di comunicazione funziona e piace, per cui... quindi quello che conta sono i numeri alla fine di tutto. Grazie. Però insomma ogni tanto bisognerebbe anche, diciamo così, inserire cose un po' più particolari, azzardare un po', perché poi se uno azzarda e vince può essere insomma lì l'innovazione, quindi no? la sperimentazione. Beh, sì. Una delle innovazioni uniche che io ho amato di Emanuele è stata nel 2008, quando uscì appunto il format, chiamiamolo così, 100% Emanuele Inglese, dove lui ha girato tutto il mondo. Com'è stato 4 ore di DJ set in tutto il mondo? Se ce lo puoi raccontare in breve anche... Guarda, quello che mi ha, diciamo così, tra virgolette, stressato di più non è suonare 4-5 ore, perché ho suonato anche al Cocorico 7-8 ore consecutive. Sì. La cosa che mi ha stressato tanto sono circa 20 anni d'aerei, la media di 3-4 ore a settimana. Gli aerei ti massacrano, ragazzi, con l'aria condizionata ti prendi certi sinusiti, scendi, sali. Ho perso gli aerei, hanno cancellato gli aerei, ho dormito in aeroporto per terra, quindi... È una domanda scontata, no? Però ci ho pensato prima, ho detto che domanda posso fare, Emanuele, visto che insomma lui è sulla scena veramente da 25 anni. La domanda scontata che ti faccio è: hai mai pensato a un cazzo di libro da fare sulla tua vita? Vabbè, intanto è uscito un film. Un docufilm molto importante, molto bello. Abbiamo fatto la presentazione al Barberini a Roma, a uno dei cinema più importanti di Roma. E abbiamo fatto sold out per 2 sere consecutive. Ed è andato benissimo anche in streaming. Ancora adesso sta su Amazon Prime. Hanno raccontato, insomma, Generazione Diabolica, che ha, diciamo, hanno raccolto tutto quello che
la storia di questo party che ha girato tutta Europa. Poi chissà, un giorno io penso che ho ancora tanto da dare. Ci sono, in questo momento che siamo un po' tutti fermi, mi sto dedicando alle produzioni, sta in uscita un mio remix, se tutto va bene dovrebbe uscire a maggio sulla Trax Records, la famosissima Trax Records americana. Ottimo. Dove uscirà un mio nuovo remix e quindi quando si ricomincerà, spero il prima possibile, ci sono grandissime novità per l'Emanuele Inglese 2.0. Ma tu come mai sei lì adesso nelle palme a farci rosicare? Io vivo qua. Allora, allora siamo noi che ti verremo a trovare, lo sai, sì. Quando volete, qui si sta, si vive da Dio, ragazzi, si sta bene, ci sono le cose fondamentali, almeno per me: mare, sole, palme, isole Canarie, ragazzi. Sì. Si sta molto bene. Ti faccio ascoltare una cosa, Manu, poi parte volentieri la domanda, anzi la tua volentieri riflessione. Certo. Mamma mia. Ok, la domanda è stata fatta, a te la parola con questo disco, vai. Beh, Metro Aria, io comprai questo doppio vinile nel 2000, se non ricordo male, nel 2000. E questo era, insomma, uno dei dischi di spicco del Party Scandalo con me, Vladimir Luxuria. Non a caso. Allora, posso dire una cosa? Io ti ho conosciuto con questo disco. Miura dei Metro, ragazzi. Allora, Palasi Salfa lo buttava giù con questo. Giusto, Manu? Arrivai. Ma questo ovunque, dove andavi, insomma. Arrivai al progetto, chiamiamolo così, Scandalo, ok? Quindi parliamo del pre. È anno 2000-2001. Tu sei il fautore, sei uno degli inventori, no? Dello Scandalo. Sì. E c'era una persona che mi portò per la prima volta allo Scandalo. Io ero un pischelletto, ragazzi, perché io avevo 16 anni e mezzo. Venivo da Latina, ero un buon PR a Latina e tra i miei maestri, sia come vocalist che come PR, lui già ha capito, secondo me. Ce l'abbiamo al telefono? Buonasera a tutti, buonasera. Secondo me è un'imitazione. No, è lui. Pronto, ma chi è? Scusi, ma per caso è Harry Pass? No, Harry Potter. Gianluca Rizzi ci ha fatto una sorpresa per Manuele Inglese. Gianluca! Ciao a tutti. Io mi avevo preparato già con Skype, solo che siccome sono troppo brutto, ho detto non c'entravo dentro la telecamera. Allora. Ma dove sei? Grande, dove sei? Ragazzi, non ti vedo. Ragazzi, il più grande imitatore di Latina, perché, ragazzi. Io ho fatto. Aspetta, eccomi qua. Aspetta, No, non riusciamo a vederti. No, se chiude la telefonata non ti vediamo. No, resta vediamo. Allora, per chi non conoscesse Gianluca Rizzi, è stato uno dei più grandi PR, come si diceva una volta, public relation. Adesso si sono un po', come dire, diventati organizzatori, modernizzati. Sì. Però lui era una persona che ti portava 150-200 persone anche da solo, così, completamente da solo, tra la fine degli anni 90 e 2000. E quando iniziò lo Scandalo, e tu me lo confermi, Emanuele, uno dei PR di punta era Gianluca, giusto? Beh, assolutamente sì. Gianluca è stato sempre, lo è ancora, un bravo public relation, insomma, e riusciva anche grazie al prodotto che aveva in mano, riusciva anche a smuovere tantissima gente da tantissimi posti. Gianluca, hai un aneddoto che si può raccontare, però guarda, io Manu non lo sento, sinceramente non lo sentivo. Non sente, aspetta, adesso lo senti sicuro, adesso lo senti adesso, Gianluca? Adesso sì, grande mi Manu, chiedevo non bello, di quello che hai detto a tutte cose brutte, no. Ti ha offeso e ti ha insultato in diretta. Tranquillo. No, ti chiedevo, Giallu, se hai un aneddoto che si può dire. Sì. Con Gianluca insieme, cioè quelle storie che succedevano, qualsiasi cosa, guarda, dalla macchina con cui andavate al locale a Gianluca, attento che sto ancora in carriera io. Ma guarda, io sinceramente mi avvalgo della facoltà di Manuele può capire benissimo. Mucca assassina in console.
Ecco, ho detto qua. Tutto. Eccolo là. Io poi prima di Scandalo venivo da tanti anni di Mucca Assassina, che in quel periodo Mucca Assassina, insomma, era uno dei partner di tendenza in Italia, ragazzi. Certo, in Italia, cioè venivano da tutta Italia a ballare a Mucca Assassina, e ho avuto il piacere di rimanerci resident tanti anni, e lì è stata per me, sono stati anni stupendi, anche perché avevo 22-23 anni. Allora, aspettate, Manu, che un aneddoto ce l'ho. Eccolo, aia, eccolo. Aia. Mi sono ricordato. Sì, vai. Villa Club a 99. Sì, si presenta un personaggio con una pelliccia. Sì. E un colbacco. Sì. Lo vedo questo in console, io stavo entrando, calcola che io ero uno dei VR di punta là. Stavo entrando, stavo salendo sopra la console, lui mi fa, Manuele mi fa: "Guarda, scusa, tu non puoi entrare." Io lo guardo: "Ma io tu? Perché non lo conoscevi io?" No! Io ho detto: "Ma io tu?" Ma la verità l'avevo riconosciuto, l'ho fatto apposta. Adesso sono quasi 25 anni che vi conoscete, giusto? Più o meno. Sì, sì, dal 2003, se non sbaglio, Scandalo, sì, 2003. Allora Gianlu, resta no, connesso. No, era prima Gianluca, ci siamo conosciuti. Sì, era 2002, club, vero, 2002. Resta connesso 98. Gianluca, abbiamo qualche altro minutino, 3 minuti, continua Tony Cortese. Ok, allora ancora curiosità molto tecniche, Emanuele, lo sai, tanti curiosi, tanti ragazzi aspiranti ci stanno ascoltando. Certo. Allora, una domanda che ti faccio, hai citato prima un termine, ero resident, questa figura per me è fondamentale per un club, come fondamentale. Fondamentale, ecco, dici la ma tua... È fondamentale, scusa, è fondamentale non solo per, diciamo, i club house, è fondamentale anche per le discoteche dance commerciali, è fondamentale il resident che è il punto di riferimento del pubblico abitué che va lì e diciamo è la persona di fiducia che sai che se paghi un biglietto, a prescindere dagli ospiti, ti fa divertire. Ottimo. Quindi è fondamentale la figura resident, ecco, che è andata un po' a sparire negli ultimi 10 anni, se posso permettermi. L'identità del locale, dice Gianluca, certo. Ottimo. Come, ottimo. Scusa? Diceva l'identità del locale, avere un'identità che certo, viene affidata al DJ resident. È lo certo. Staff, è la famiglia, e dentro la famiglia c'è anche il resident, dove è la persona, diciamo, la figura principale. Ottimo. per la discoteca. Quindi, prima di tutto, io credo che il resident sia una cosa fondamentale. E poi, ecco, questo è un appello più ai promoter, diciamo, o gli organizzatori, che devono far fede ai loro resident. Spalancate le orecchie, qui, ragazzi. Qui ci sarebbe da fare una clubhouse di 4 ore, ragazzi. Mamma mia, io quante solo. Che domande. Tony Cortese ma e no, Macello. Ma anche, io parlo anche di tutte le discoteche, no, no, a prescindere dai generi musicali. Poi ovviamente, insomma, ecco, il consiglio che mi sento di dare in base alle esperienze è essere coerenti, insomma, in quello che si crede, nella passione che si ha. Bisogna, con la coerenza e la fatica e i sacrifici, io credo che si arriva al risultato. È un po' come la laurea, no? Se studi e ti metti sotto e studi e sei coerente, raggiungerai il tuo obiettivo. Insomma, okay. Le carriere, insomma, qualunque settore siano, penso sia la stessa cosa. Ok, Emanuele, allora andiamo in chiusura che l'orologio incombe. Certo, passa veloce il tempo. 30 secondi per anticiparci un qualcosina per il tuo DJ set di stasera, il tuo mixato in esclusiva nazionale su Radio Roma, ore 23. Dici qualcosa, anticipa qualcosa, vai. Ve lo consiglio, è fresco, è estivo, è... La cosa che mi piace, la mia musica piace alle donne. Per me la cosa più importante è che se piace alle donne. Fatemi parlare. Allora sì. Allora Emanuele, c'è aspetta che c'è in quel momento il DJ quando so che state sempre la vedo in questa maniera, il DJ in quel momento è come un uomo nei confronti delle donne che stanno ballando. Bravo. Attraverso la musica è come se è come fare sta facendo l'amore. Diciamolo. Quindi. Come fare sesso? Allora, no, una cosa che ti volevo dire: siccome abbiamo una oltre che grandissima ballerina e artista, anche una futura DJ. Ho anche il suo outfit da paura, fighissimo. Grazie. Io oggi mi ero attrezzata così perché mi sentivo comunque. Perché noi il venerdì siamo più ansia, più dance. E ti vuole fare una domanda? Vestiti sempre come ti senti. Sì, ma infatti, guarda, io sono veramente libera, open mind. Vai.
Brava, io volevo solo salutarti intanto e dirti che ti seguo spesso e volevo farti grazie. I complimenti per il tuo set, che ho apprezzato, quello del Colosseo, il Music Day. Oh, grazie. Quello mi ha proprio lasciato una bella energia, oltre a tutto quello che fai. Quello è stato un grande messaggio, diciamo, sì. In live streaming da Roma, suonare nella terrazza a 20 metri dal Colosseo, che insomma è la mia città, e farlo vedere nel mondo, per me è stata la cosa più bella, assolutamente. Una delle cose più belle della mia carriera, quella. E noi ti facciamo i complimenti, anche perché ieri c'era Ultimo, e quindi voglio dire, c'è stato Emanuele Inglese, sono certo. I simboli di Roma, proud. Soprattutto nella musica. Noi ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi. No, grazie a voi che mi avete ospitato e mi avete, insomma, invitato nel vostro spazio. In bocca al lupo. Mi piacete perché siete davanti al microfono divertenti, sfigliati. Grazie. Grande Manu, grazie. La cosa più importante è trasmettere in questo momento alla gente veramente spensieratezza, che ne ha bisogno. Richiamiamo al volo Gianluca, che era cascato. Gianluca, eccomi. È arrivato il momento anche te dei saluti. Saluto tutti, grazie di cuore. Poi avremo modo, non sveliamo nulla, di anticipiamo giusto una pillola di svelare qualcosa Gianluca, prima che chiudiamo ci saluti come ci saluta quali sono le imitazioni che sai fare meglio? Battete ste cazzo le mani. No ragazzi, perché voi non lo conoscete, ma c'è un personaggio io mi ricordo negli anni 90 che lavorava al Superstar, poi ha lavorato con noi a Scandalo e poi ha lavorato... Manuele, non rompere i coglioni, guarda, veramente mi incazzo. Penso che Gianluca sia il più veramente... Ma allora, una sera vi racconto questo al volo. Una sera mi chiama, mi fa il ripass e comincio a litigare con il ripass al telefono. Veramente 40 minuti alla fine, alla fine era Gianluca. Era lui! Che grande. Le fa questi mandragali. Allora tu ci hai ovviamente detto quando volete veniamo, e noi l'abbiamo presa in parola perché ti veniamo a battere i pezzi lì a Tenerife. Però manca la punta di diamante. Quale? Emanuele. Ciao, sono Joe Tivanelli. Però tu quando tornerai a Roma, noi insomma avremo un grande piacere averti qua anche di giorno nel pomeriggio di Saranno grazie, Famosi qua. Verrò sicuramente. Grazie. Veramente con un grande piacere vi avviso. Grazie di cuore. È tu casa. Grazie a Tony Cortese. Grazie ragazzi. Roma by Night da questa sera grazie alle 22. Tutti, grazie a Emanuele Inglese. Grazie a Gianluca Rizzi in diretta con ragazzi. Noi lanciamo la sigla e diamo il collegamento al Drive Time. Signori, vi voglio bene. Grazie di grande cuore. Lele, grande Lele, grande. Ciao. Leggere, ascoltarci tutti i giorni. Per oggi dal raccordo anulare al confine regionale c'è Saranno Famosi con te. Voglio le luci, Stefano, vuole sapere se lavoro che va bene per te. E va bene, scopriremo. Grazie al direttore Marco Cassinis. Grazie Manuel Tromboni, Pia Desi Spiegel. Grazie a voi. Grazie Veronica Maria Genovese, Ilena Siciliana Leni, Luca DJ, Tony Cortese, Stefano e Lele Saranno. Yeah. Ci vediamo lunedì, se non ci cacciano siamo ancora qui. Buon weekend a tutti. Ciao.